Well, you can, as you can see, some change in the program for this third panel occurred because Tommaso Dell'Era, who was supposed to be the first speaker of the panel, cannot be with us because of some personal problems. So I think we will start the panel with Manuel Martinez Neira, and before the coffee break we'll have a second presentation, and I think that Eduardo Diaz-Ejujarro will be our second presenter because we need some to arrange something with the computer of Hans-Martin Kramer. So the order of the presentation is slightly changing, but I think it's not a big trouble for us. And so I think, I also think that this first panel is a very good way to start, to begin the discussions of our, for our conference, because it's going to offer us some elements for the institutional framework of the university government and the organization of higher education policies. And so it's going to offer us the institutional context where local and even individual history, which are going to take into account in the following panels, will take place. But now, let's start with Manuel Martinez Neira. He teaches history of law at the Universidad Carlos III in Madrid, in Getafe, near Madrid. And he received his PhD both in law and in history. And he extensively worked on several aspects of the history of public policies in Spain. Among his latest work relating to the history of university, we can recall A History of Spanish University System from 1889 to 1939, A History of the Doctoral Program in Law from 1830 to 1956, while his most recent book on the topic is El Marqués de Morante y la Universidad de Madrid, published in 2011. And at the Universidad Carlos III, he is also the director of the research program on university history, and it regularly published the institute regularly publishes a scholarly journal and a series of books relating to the history of higher education. And today, his presentation is entitled "Spanish University from the Crisis of the Liberal Model to 1968." So please, Manuel. 25 minuti, 30, sì, sì, non c'è problema, sì. Buongiorno, innanzitutto ringraziare gli organizzatori. Legge in italiano? In italiano. Ok, quindi per loro in posso, italiano, sì. Sì. Allora, perché ho preparato le copie in inglese. Don't worry, we got some copies of his... Per i non italofoni, comunque insomma, adesso vediamo, poi vediamo, magari faccio un po' di riassunto io alla fine, insomma, vediamo, sì. Prego. Buongiorno di nuovo, ringraziare gli organizzatori per l'opportunità di stare qua e raccontare un po' questo caso, il caso spagnolo, parto dal 68, che è una data molto interessante perché, come tutti sanno, nel 68 c'era una dittatura nella Spagna, la Spagna di Franco, ma c'è un processo di modernizzazione
molto forte dell'università e c'è questa convivenza, no? Questa mescolanza tra un processo di modernizzazione molto forte e poi il schema politico. Ho preso le due date, no? Del 14, la guerra del 14 e poi il 68. Ma mi sembra che quando noi parliamo della crisi del modello liberale e del modello liberale dell'università, che nella Spagna è così forte perché quando comincia nel 1845 si ha avuto una influenza francese che qualche francese ha detto che era una università più francese della Francia, più accentrata, è un modello globale. Io sono giurista e queste cose soprattutto l'ho ricercato dal punto di vista della formazione del modello giuridico, ma poi ho avuto fare uno sguardo globale per la comprensione del fenomeno. I amministrativi, i professori di diritto amministrativo francese della metà del 800 dicevano questo, che la Spagna si aveva fatto, era già un modello anche per la Francia in questo processo di accentramento. E questo processo nella Francia comincia la sua crisi dopo la guerra franco-prussiana. E comincia già a parlarsi in questo ambito dell'autonomia, questa parola che mi sembra che è una parola chiave, poi nel 68. E nel 68 anche vediamo che ci sono parecchie leggi che fanno un nuovo modello. Un modello che è soprattutto il modello della globalizzazione, che è soprattutto un modello americano. Si fa un trasferimento del modello francese a quello americano molto forte. Si può vedere questo in prima volta in una legge del 1965 che fa un ristrutturamento dell'università spagnola, perché lascia la cattedra è il professore, quello che in Italia si chiama l'ordinario, è sempre stato lì il professore cattedratico, era un modello d'antico regime ma poi fatto di nuovo per il liberale, tutta la facoltà era strutturata con la maniera di un professore cattedratico che aveva tutto il potere in quella disciplina. Per prima volta nel 1965 si dice che la cattedra è un modello vecchio, che la cattedra non serve più in un modello economico che è il modello post-fordiano, del fordismo americano e poi il post-fordismo che non ha una finalità culturale, però una finalità meramente economica. E che l'università deve essere soltanto un luogo di ricerca, di una ricerca poi trasferita alla società, e che per fare questo si deve avere il modello anglosassone del dipartimento. È il dipartimento quello che nel 65 questa legge dice che è la struttura dell'università. Ho potuto ricercare, studiare tutta la documentazione che c'è nell'archivio di educazione spagnolo, dove in questa documentazione si vede come si guarda il modello americano e come si intenta, si fa questo proposito di fare l'impianto nella Spagna. Io ho potuto anche fare delle ricerche, delle pubblicazioni con lo sviluppo di questo modello da questo momento del 1965. Allo stesso tempo nel 65 anche fa un nuovo disegno e struttura dei professori. Se il cattedratico già non può essere il capo
del modello universitario liberale, già in questo modello post-liberale si può dire che comincia in questo tardo franchismo, per parlare con questa formula molto usuale nella Spagna. Comincia a avere accanto al professore ordinario, il cattedratico, un altro che si chiama aggregato e che ha la stessa funzione dell'ordinario e che permette una coordinazione di ricerca. Questo è lo scopo chiaro che si parla, che formare un pool di ricerca con questa nuova figura che anche è una, chiaramente una novità, perché permette per prima volta nella storia avere con la stessa qualità parecchi professori di una stessa disciplina in una stessa facoltà e perciò si può fare una rete di ricerca. Questo anche la legge del 65. Questa legge del 65 diceva anche che per lo sviluppo della ricerca era bisogno di una autonomia. Questa parola è una parola magica che comincia alla fine dell'Ottocento, che la legge francese dopo la guerra franco-prussiana parla di questa autonomia. Ci sono tanti rapporti francesi che parlano anche del miracolo dell'autonomia, come si vede che le vecchie università di provincia cominciano a avere un sviluppo nuovo. Tutto questo è studiato nella Spagna e anche è tradotto in spagnolo per fare una similanza tra quello che succedeva nella Spagna e quello in Francia. E il modello autonomico comincia in realtà a avere uno sviluppo nel 1900, proprio in questo primo data o ultima dell'Ottocento, prima del Novecento, quando c'è già una riforma autonomica, però che ha pochi passi in la pratica per il cambiamento politico. Poi nelle date posteriori del Novecento ci sono parecchie riforme autonomiche con un segno politico diverso, anche autoritario, della prima dittatura spagnola, quella di Primo de Rivera del 1923, molto vicina nella data a altre dittature europee, che parla in un senso corporativo. L'autonomia in un senso corporativo mi sembra che è molto simile a quello che succede anche nell'Italia. La prima legge di Franco, 1943, anche parla che si deve cancellare il modello accentratore del liberalismo, che non era il modello classico della Spagna, e fare un cammino dell'autonomia. Però in realtà quello sono soprattutto parole, no? In realtà fino a questa data del 1965 si fa questo sviluppo vero dell'autonomia. In questa autonomia con una finalità per la ricerca, con uno scopo chiaro per la ricerca, ha anche l'altro problema, che è il problema della massificazione, il problema di che lo sviluppo economico degli anni 60 fanno anche apparire una nuova classe sociale che non è già la classe operaria che vuole andare in università e che mette un problema sul tavolo del ministro. Sono tante pagine e pagine nell'archivio centrale d'educazione dove si ha appunti che si parla il numero di studenti per aula nell'Università di Madrid e di Barcellona. Sono soprattutto queste due la grande città più messa in questo sviluppo economico che hanno questo problema,
e la realtà di fare nuove università. Questo è una novità, è chiaro, perché è un altro modello, no? Il modello borghese, il modello liberale, che era un modello soprattutto aristocratico, la università era una università elitista, dell'elite, però anche è importante perché le nuove università, una a Madrid, un'altra a Barcellona e poi anche in primo luogo una a Bilbao, che poi fa una storia diversa per quello che succede nella Spagna democratica, però queste due, Madrid e Barcellona, si chiamano università autonoma e nascono qua, nascono alla fine degli anni 60 con questa parola. Mi sembra molto interessante e molto importante che sia preso questa parola, la parola autonomia, proprio per dare una risposta al problema della massificazione universitaria. 68 è anche il luogo, il momento dove si fa una specializzazione professionale dell'università. Perché si diceva, se questa università già non è già il luogo della sapienza, è il luogo della produttività, è il luogo di un mondo economico post-fordiano, non serve più il modello ottocentesco, non serve più il modello del giurista. Io l'ho studiato soprattutto per il giurista, ma questo si può vedere anche in altre discipline, in altre aree tematiche. Non serve quello che era un modello di ampio aspetto, di generale, ma soprattutto si deve cercare un giurista specializzato, un giurista soprattutto che guardi il mondo dell'economia, il mondo dell'impresa e che sappia leggere questo mondo per trasferirlo alla produttività. Perciò anche in questo momento si guarda soprattutto la riforma degli studi giuridici in Francia e si fa praticamente una copia esatta nella Spagna. Si farà come una prova, come un modello sperimentale per guardare e per vedere cosa succede. Ci sono università antiche, si può dire, che continuano a avere il modello liberale di formazione giuridica e poi le altre, che sono quattro, Barcellona, Siviglia, Valencia e poi Autonoma di Madrid, di Barcellona soltanto l'Autonoma di Barcellona, quella vecchia che liberale continua con il modello vecchio, che fa questo esperimento, questa specializzazione. Ci sono tre ora i giuristi. Il giurista classico, che continua a avere un ruolo marginale, e poi un giurista centrato nell'economia, nell'impresa, e poi un altro giurista centrato nello stato sociale, cioè proprio nell'amministrazione. Questo schema, che comincia anche nel 68, arriva fino al 1983, quando la prima riforma democratica, che è ancora più anglosassona di quella del 68, fa una riforma completa del piano di studio giuridico. Bene, in questo vissuta è anche presente la Francia, per esempio in l'Italia. Ho visto per esempio nel carteggio del ministro d'educazione spagnolo, in questa documentazione che c'è all'archivio centrale, come si vedeva la corrispondenza degli studenti che erano a Bologna nel collegio di Spagna e che questo studente avevano vissuto di prima mano il 68 in un paese democratico come era l'Italia e che facevano i paschini, facevano piccole pagine e la trasferivano alla Spagna. E c'era una rete tra gli studenti, la contestazione di Madrid, di Barcellona, di Siviglia e quella che si vedeva in altri paesi europei. È anche molto interessante, mi sembra, questa
comparazione, e come quello anche si vedeva molto bene. E infine, questo mutamento del tardofranchismo del 68, si può dire che c'è un volto completamente diverso a quello che c'era nel 1914. Noi possiamo vedere anche nella Spagna, anche in questo quadro politico così diverso, questo volto politico così diverso del tardofranchismo, che faceva questa differenza con gli altri paesi dell'Europa, anche era una trasformazione radicale, e questa trasformazione radicale aveva un punto chiaro, che era il punto dell'economia, di questo primato dell'economia, un primato dell'economia al di là del primato politico, che era in clara decadenza, e che faceva che l'università aveva fatto questo ricorso alla ricerca, alla nuova struttura universitaria del dipartimento, alla nuova struttura dei professori, alle nuove università con questo scopo e fine ricercatore, e che hanno perciò questa idea centrale dell'autonomia. Tutto questo finisce in una riforma educativa del 1970 per un altro ministro. Il primo ministro era Lora Tamayo, il secondo ministro Spallassi, che anche fa una nuova una novità, e che le ingegnerie, che fino a questo momento era un'altra cosa, non era l'università propriamente detta, era scuola speciale, un mondo diverso a quello universitario. Con questa legge del 1970 entra e sono università come le altre materie. Questo mi sembra che è molto significativo di questo giro economico, no? Perché, come si sa, anche in questa università di oggi, l'università dei patenti, del trasferimento della ricerca alla società, eccetera, l'ingegneria ha un ruolo centrale. E questo si fa già in questa legge del 70. L'ingegneria, che nasce nella Spagna dell'antico regime soprattutto per ausiliare al re in compiti militari, eccetera, e che aveva avuto questo percorso sempre fuori dell'università, in questo momento, in questa data, 70, è già propriamente una pieza chiave dell'università. Questo nuovo modello, che era un modello così moderno in un contesto politico così conservatore della dittatura, e questo è un punto che mi sembra interessante mettere in confronto, è chiaro che aveva il limite politico. C'erano tante cose in questo modello che aveva un tetto che era il modello politico, e che perciò, quando arriva la democrazia e quando arriva la riforma, la prima riforma della nuova struttura politica spagnola, della Costituzione del 78 e poi la riforma del 83, sono molti punti di questa riforma che possono svilupparsi in realtà, no? Che possono avere, per esempio, l'autonomia, no? In questo 68 si parla tantissimo dell'autonomia, si fanno delle esperienze autonomiche, ma una autonomia reale non era possibile in quel mondo politico. Mi sembra che quello è anche chiaro. Grazie. So, do the non-Italian speakers any clarifications, or somebody, did you receive the outline, the English outline? Give you? Okay, because, well, it was quite interesting to realize that, well, I, of course, I'm specialized in study of Italian higher education policy in the 20th century, and it's quite interesting to
detect some elements for a common pattern of development of the so-called semi-peripheral European systems, because some elements, well, there is an interaction, as you noticed, the interaction between students' movements in the at the end of the 60s between Italy, France, and Spain can be interesting, and it's related within with the long-term attempt to reform university in the 60s, according to the American, so some elements of the American model, and we can find the same elements discussed in Italy, for example, well, the introduction of departments and the strong reform in the relationship between professors, which was integrated within the introduction of departments and the introduction of graduate studies. But it's also interesting to notice that in the 60s in Italy, all this cycle of reform completely failed. And until the 80s, some innovations, some American-style innovations such as departments and graduate studies were not present within Italian university system. But, well, we are going to talk about it during the discussion. Now,